Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Siamo sul passo Tre Croci, di là c'è Cortina e di là c'è Auronzo. Oggi vi porteremo sul lago del Sorapis. Sorapis, luogo bellissimo, l'acqua azzurra che cambia colori in base alle stagioni, insomma una meta molto frequentata. Dove che avevamo letto che non si trova il parcheggio. In realtà non è proprio così, perché oltrepassando il passo Tre Croci in direzione Cortina d'Ampezzo, sulla sinistra abbiamo trovato uno spottino su Park Fortnite bellissimo, stupendo, con varie piazzole, proprio come un campeggio. Unico neo timeout è questo. Unico neo negativo, no, a parte la strada adesso che stanotte non si è sentito nulla, è stato tutto top. Un signore che spaccava la legna col trattore stamattina al dolce risveglio. Bene. Quindi. Mio papà dovete sapere che è un comico! Quindi, sentiero 215. Noi adesso di là c'è Cortina, andremo di là, lo prenderemo, è impossibile sbagliarsi. È circa 5 km di strada. E fu così che ci perdemmo. Sì, esatto. A dopo! Hotel Passo Tre Croci, Monte Cristallo dietro, bellissimo. E le Miss che arrivano. Oh sole mio! Guarda. Guarda quante macchine ci sono già! Sì! Sì, dicevamo che non siamo più abituati. Non siamo più abituati a tutta questa gente. Comunque siamo. Addirittura di corsa. Ciao! Ciao! Ciao, viva! Oh, bravi! Bravi ragazzi! Ma che... Cioè, noi siamo più abituati a vedere tutta sta gente. No, e ci ricorda quando c'è tantissimi anni fa, quanti anni fa, si arrivava 13, 14, 14, eravamo in Val di Fassa, esattamente a Pozzo di Fassa, sul catinaccio per andare alle Torri del Violet, e tornando indietro eravamo una carovana di gente tipo così, anzi ancora di più. Anche era. Di più. E bene o male nelle nostre montagne non... Non siamo abituati, ragazzi. No. Noi siamo abituati al wild, a stare da soli. Okay. E invece... Oggi va così. A sto punto sappiamo che sicuro è aperto rifugio. Sicuro. E sicuro ci rifugio Vandelli. Volevo farvi vedere che la piva sta invecchiando. Oh, la cascata. Guarda che bello. È potabile? Fantastico. Guarda che roba. Wow. Bellissimo. A parte la quantità di gente che c'è, il panorama, il sentiero è bellissimo. Ma sì, è questo. Che dicevano che era esposto, dopo ci sarà il filo d'acciaio. Ma sì, sì. Super avventuriera che kick. Fai un altro bagno. The other way. No? No? No. The other way is better. Oh, ok, niente, via dietro. Non correre. Sei in sotto, occhio al taccone. Okay, meglio. Wow. No, non troppo. Riusciamo. Troppo esposto. Il sentiero, c'è una traccia che va per sotto. Prendiamo quella lì perché è veramente troppo esposto e non c'era neanche il cavo per tenerci. Se ci sarebbe stato il cavo allora ancora sì, ma così si no. Si vede che non hanno più fatto manutenzione. Esatto, probabilmente l'hanno anche tolto, non lo sappiamo perché non siamo andati oltre. Adesso torniamo nel bivio andiamo giù quello che era il sentiero dell'Ultra Trail. Peccato perché sì. Come vedete doveva essere comunque molto wild. Eccoci qua, noi siamo andati perché questo qua è il vecchio sentiero. Esatto. E ci sono dei sassi e c'è anche il cartello della Lavaredo Ultra Trail. Non sapevamo se avevano messo i sassi per dire qua è la Lavaredo Ultra Trail, ma comunque il 215, il sentiero 215 è quello. In realtà
andiamo giù per di qua, perché di là è veramente, cioè se dopo uno vuole rischiare se la sente, per l'amor di Dio che faccia quello che vuole, noi no. Tutti e due firmiamo. Oh oh, mela. Vai. Era una pesca comunque. Tutti e due firmiamo. Vai, vai. Che bello. Bellissimo. Ecco, là sono le freccine di Lavaredo. Ah sì. Da qua si vedono le freccine. Giusto un po' di gente, come dicevamo. Andiamo, andiamo! Facciamo più pazzo! L'angelo! Beh! C'è pure una cascata! Sentirete che freddo là sotto! Che bello! Sì. Tutte le montagne, quelle stilizzate. Wow. C'era la Conad. Dopo giravi, tre volte a destra. Wow. Dopo ci sono anche le scale. Fai scorrere la mano, ma la mano deve essere sempre sul tavolo, ok? Vai Nicky. Dai Nicky, ti fai una birretta? Quasi quasi. Vai Kiki! Siamo arrivati? Quasi. Supersonici. Brava Nicole. No, è aperto, è aperto. Dice che sarà. Sarà gonfio. Sì, vedi qualche gente che ci filmiamo a vicenda. Quasi arrivati. Dai. Wow. Wow. Wow! Mamma mia! Sembra una piscina! La piva è già andata giù! Tre ore e 30 ci abbiamo messo per fare 315 metri di dislivello. La situazione del lago di Sorapis è come essere a Sistiana, in sostanza tanta gente. Adesso andiamo verso il rifugio, come si chiama, Vandelli. Vediamo quanta gente c'è per berci una birra e dopo verremo a pranzare qua del lago, ma è come fare un picnic a Lignano, tipo Sistiana, una roba così. Spettacolo però, cioè paradiso.
paradiso, cioè bellissimo, però tanta tanta gente. La folla di gente. Dal lago di Sorapis è tutto, alla prossima avventura. Mettete un like e siamo stanchi. Iscrivetevi al canale. Super. Allora. Top.